Recanati, Pieve Torina, Mare e Monti, edizione numero 14. Salve da Umberto Martinelli e da Stefano Fazzini, che vi propone le immagini della manifestazione riservata quest'anno agli juniores. Il maltempo prova a rendere opaca la classica Mare e Monti, accompagnandola dal ritrovo ai primi chilometri. Il successo della Recanati, Pieve Torina, però, è pieno e si specchia nel profilo dei corridori. Juniore sui pedali, carovana altamente qualitativa che deve affrontare una impegnativa distanza. Bel parterre a onorare la manifestazione, che è allestita dal solido pool recanatese. 117 sono gli ondulati chilometri, la distanza si sviluppa penetrando l'entroterra dal colle dell'infinito che guarda il mare Adriatico fino alle realtà colpite dal sisma. Sono 91 gli iscritti, al via 70 corridori. La carovana si ritrova ancora nell'emblematica e centrale piazza Giacomo Leopardi, in cui viene abbassata la bandierina. La Mare Monti costituisce tappa del poker leopardiano inaugurato a Montelupone, chiusura con la due giorni marchigiana sabato 3 agosto a Castelfidardo, domenica 4 agosto a Colle di Staffolo. Gli atleti si immergono nell'entroterra in cui affrontano le progressive difficoltà altimetriche, specialmente dopo il primo passaggio sotto il traguardo di Pieve Torina. Ascoltiamo il delegato allo sport del comune di Recanati, Sergio Bartoli. Oggi siamo qui per la Mare e Monti, partiamo da Recanati. Purtroppo, invece di una classica categoria junior estiva, qui sembra un po' una corsa del nord, il Giro delle Fiandre. E speriamo che il tempo ci assista, perché è veramente un peccato per gli organizzatori, dopo tanto lavoro per organizzare questa gara, che è il primo anno che è gara juniors, perché fino all'anno scorso era gara allievi. Un parterre d'eccezione, abbiamo pure il campione italiano Garofoli, che fino all'anno scorso gareggiava qui a Recanati. Una gara di 118 km impegnativa, e purtroppo, come dicevo prima, con il tempo che sembra non volerci aiutare. Speriamo che durante il percorso magari sia un po' clemente a rendere un po' meno faticosa questa giornata. La Mare e Monti, Recanati, Pieve, Torina, è manifestazione che tantissimi giovani ha lanciato, tante emozioni ha regalato. Intervistiamo i promotori, i supporter, i dirigenti della Federciclismo, riproponendovi, per dare luce e bellezza, diverse immagini delle stagioni precedenti, nel segno della continuità del vivo presente che guarda al futuro. Ecco il primo cittadino di Pieve Torina al nostro microfono. Innanzitutto la memoria in funzione dei ragazzi giovani, così come credeva in questo sport. Noi parliamo di una Recanati Pieve Torina nata qui con questo traguardo finale già 9 anni fa, quindi nel segno della tradizione, nel segno del rispetto, è anche un memorial nei confronti di chi ha creduto nei valori dello sport, del ciclismo, e oggi anche nel senso della ricostruzione come punto di ripartenza di un territorio che deve essere vista il sisma in quanto opportunità, non anche in quanto distruzione. Ecco, noi abbiamo uno spirito positivo, tentiamo di mettere in fila tutte quelle che sono le iniziative che c'erano prima, ampliando oggi, così come un'azienda quando va in crisi o chiude o decide di reinvestire. Noi in Pieve Torina abbiamo deciso di reinvestire, quindi stiamo rilanciando tutte quelle che sono le attività. Ecco la corsa di oggi, che crea visibilità con dei valori e delle radici profonde che toccano anche il cuore, sta a significare la volontà di questo territorio di andare avanti. Indica anche il modello di sviluppo in questo paradiso terrestre per molti aspetti.
Siamo in difficoltà, abbiamo la bellezza paesaggistica, la biodiversità e tanta forza, la resilienza. Ecco, attraverso questi valori abbiamo sempre intentato quelle che sono le pratiche di ricostruzione, ma soprattutto di ricostruzione anche morale della popolazione. Sono valori fondamentali, solidi, che debbono garantire a tutti quanti un momento di gioia attraverso quelli che sono i ragazzi che portano questo sport competitivo, ma che garantisce comunque alla nostra popolazione quel surplus di energia che può essere funzionale in questi momenti. Le difficoltà più evidenti sono, due punti. Ah, qui entriamo in politica e quindi abbandoniamo lo sport. Le difficoltà sono una ricostruzione che non c'è. Qui siamo in totale difficoltà, manca anche una visione politica di come incentrare lo sviluppo di questi territori. La connessione ricostruzione-lavoro oggi è assente, quindi manca di fatto una governance. Auspichiamo qualcosa di positivo, ci stiamo dando da fare, viviamo e sopravviviamo grazie alle donazioni. Ecco, in questo momento così difficile dove c'è poca speranza, noi comunque ce la mettiamo tutto per andare avanti e rappresentare anche un momento di ricostruzione attraverso quelli che sono ovviamente i fondi che arrivano dai privati, non anche dal pubblico. Conforta la catena intergenerazionale, quello che si chiama comune sentire. Sì, un comune sentire, ma io ovviamente la catena generazionale la ricollego a chi oggi non c'è più e mi ha dato i valori, mi ha trasmesso quella grinta propria e tipica degli sportivi, dove nel momento della difficoltà cerchi di raccogliere tutte le forze, di andare avanti per raggiungere il traguardo. Ecco, questo è il mio obiettivo che oggi sto perseguendo, portando avanti in questo mandato da sindaco. Ricordando papà e babbo sindaco. Ricordando mio padre, che era un ciclista, grande appassionato di sport, è venuto a mancare 6 anni fa, di cui in un incidente stradale, auspichiamo che si aggiunga a verità quanto prima, dico che qualcuno in questo momento così difficile, dove bisognava fare squadra, bisognava traghettare la popolazione in salvo in quei momenti così difficili, così drammatici, bisognava dare una visione anche di paese da lassù, qualcuno mi ha guidato quando qui in questi territori dopo il 26 ottobre del 2016 eravamo rimasti davvero pochi, ci contavamo sulla punta delle dita. Ecco, questa esperienza così importante, no? Così particolare, questa perdita traumatica dove tu vedi una persona oggi, poi domani mattina non c'è più, nei momenti in cui arriva anche un evento sismico così importante, questo background culturale te lo porti dietro alle spalle e riesci a superare queste difficoltà vedendole con un altro spirito. Quindi qui il mio ringraziamento. La cronaca ha regalato diversi momenti interessanti, seguiamo questo quintetto che passa sotto il traguardo di Pieve Torina prima della parte più tosta della competizione. Nel gioco dei pronostici sentiamo il massimo dirigente della Federciclismo Marche. Accadrà che potrebbe esserci qualche altra fuga, qualche altro tentativo per un arrivo un po' sfilato e poi un gruppo di le prime unità, poi un gruppetto dietro, un gruppo di quelli che sono rimasti, perché la gara è dura, perché i ragazzi di questa categoria hanno corso anche ieri in Abruzzo, no? Molti, e quindi quelli che sono in gara ancora rimangono fino alla fine. Qualcuno. C'è quello, tu hai goduto particolarmente della conquista del tricolore che ti riportava i ricordi di Elisio Torresi, di Michele Scarponi, tricolore anche Vincenzo Nibali, parliamo di Gianmarco Garofoli, oggi protagonista. Ma quella è stata una soddisfazione enorme, grande, perché chiaramente essere lì e vedere questo corridore che negli ultimi 10 chilometri ha fatto un numero veramente grande, al di là del fatto che dietro aveva uno da Lombardia che era la stessa squadra, ma lì c'erano due che non andavano d'accordo fra loro, quindi c'era chi era intenzionato, che se avesse avuto le gambe, che aveva la voglia di andarlo a prendere, ma non ci sono riusciti perché lui, quindi è stata una soddisfazione enorme, perché un campionato italiano di questa categoria è un bel segno per il movimento ciclistico marchigiano.
questa categoria per l'appunto, presidente, che affronta da anni non piccoli problemi. Compreso quello di non togliere il vincolo, di far rimanere questi ragazzi nella regione, quindi è stata una battaglia che abbiamo portato avanti d'inverno e questo ci ha dato ragione dell'iniziativa che abbiamo portato. Poi dopo Gianmarco ha dimostrato di valere questa maglia, che la porta con onore perché la vuole onorare in tutte le occasioni, anche oggi è protagonista, è lì davanti. Dopodiché con la squadra vedo che si giostrano un po' fra loro gli atleti, però è un ragazzo che veramente sta dando tanto al ciclismo marchigiano e che ci aiuta tanto a far crescere questo movimento. Come l'intero suo clan, quello di Garofoli. Sì, anche il clan sta dietro in modo determinante nella società qui delle Marche. Ci sarà forse qualche cambiamento su queste norme per il prossimo anno, spingono proprio forte molte regioni, no? Per questo svincolo degli juniores, mi hanno contattato in diversi, chiaramente alla fine può darsi che cambi qualcosa, ma vogliamo salvaguardare momenti importanti come quelle delle rappresentative regionali che dovranno essere fatti, se andrà avanti questa linea, dovranno essere fatti con la squadra, con la regione dove il ragazzo era da allievo. Questa è la guida turistica del maceratese di dentro, per così dire, Carlo Pascolini, presidente della Federciclismo Macerata. Cominciamo con il caffè, lo andiamo a prendere dove e com'è? Ah, qui ci sono, in tutte queste zone ci sono bellissimi posti per prendere il caffè, per mangiare, per passare dei giorni immersi nella natura, in posti veramente incontaminati e che purtroppo ancora non sono conosciuti alla stragrande maggioranza anche dei nostri corregionali. Questi sono posti proprio ai confini del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in cui si può godere della splendida natura in tutte le stagioni dell'anno, in cui per chi ama andare in bicicletta ci sono strade con pochissimo traffico, tenute anche molto bene, che quindi consentono anche di scegliere percorsi impegnativi con delle salite importanti. Qui basti pensare a tutta la zona di Visso, di Castelluccio, del Sassotetto, o con percorsi tutto sommato abbastanza pianeggianti, comunque sempre immersi nella natura, sempre immersi in borghi, in posti in cui abbiamo abbazie, chiese, paesi bellissimi, centri storici ancora belli, anche se alcuni purtroppo, e qui a Pieve Torina ne abbiamo l'esempio, feriti in maniera molto importante dal sisma di 3 anni fa. Però insomma c'è la volontà di rimboccarsi le maniche e queste iniziative penso che ne siano la dimostrazione, la partecipazione, la voglia di fare. E quindi bene, io mi sento di invitare tutti i nostri corregionali e anche chiaramente da fuori di venite in questi posti, venite a visitarli e vedrete che ne rimarrete affascinati e innamorati. Siamo in dirittura d'arrivo, le notizie rimbalzano sul traguardo grazie a Radio Corsa con Simone Gazzoli la voce e Gianni Pizzingrilli ad offrire il contributo tecnico e puntualmente ecco la sagoma di Gianmarco Garofoli che ancora onora il ruolo di profeta in patria, non si è lasciato intimidire, sa reggere le pressioni e va a onorare la manifestazione, la 14ª edizione della Recanati Pieve Torina Mare e Monti, va al campione italiano in carica Gianmarco Garofoli. Sotto il tricolore batte il cuore della LVF Marche. 30 secondi, 40 secondi, 50 secondi, un minuto e assistiamo alla volata per l'argento, sono 3 i segugi. Lo sprint che vale la seconda moneta viene conquistato da Daniello per la doppietta del team LVF. Bronzo a Dauria della Daniello Cycling Wear, 4ª piazza bazzica dell'Unione Ciclistica Foligno ed ecco la volata del gruppo per la 5ª posizione, si piazza leader in questo sprint Nicolò Cardinali.
Ed ecco l'ordine d'arrivo di quelli da incorniciare della manifestazione. Vince Gianmarco Garofoli, team LVF Marche, 117 km in tre ore, media di 39 km orari. Argento a Immanuel Daniello, team LVF, che fa dunque 1-2 a un minuto. Bronzo a Catello Dauria, Daniello Saikinguera, stesso tempo. Identico anche il tempo di Tommaso Bazzica, ultimo componente del terzetto all'inseguimento del tricolore. Formazione Unione Ciclistica Foligno, quinto Nicolò Cardinali a 1 minuto e 9, Acque Sapone team Mocaiana. Vittorio a Luigi è sesto, Sidermec Fratelli Vitali, settimo è Marco Mammi, team Coratti, ottavo Marco Liberti, team ciclistico Campocavallo, nono Gidas Umbri, team LVF, 3 nei 10. Decimo è Giovanni Schiaroli, chiaravallese del Cycling Team Fonte Collina. Gianmarco Garofoli, questa ti mancava, l'avevi sfiorata da allievo. Sì, questa gara organizzata dalla Recanati Marinelli Cantarini, che era la mia ex squadra, ci tenevo particolarmente e quest'oggi sono riuscito a dare il meglio e a vincere in maglia tricolore. Questa è la mia prima vittoria dopo il campionato italiano. Il tuo nuovo pool è espressione del Recanati Marinelli e Cantarini, quindi di nuovo possiamo dire profeta in patria. Sì, sì, diciamo che è sempre bello riuscire a strappare anche un po' di gioia alla mia ex squadra e anche i miei compagni sono andati molto forti, non so, quasi tutti nei 10, perciò sono molto soddisfatto. Raccontaci il tricolore, vinto. È stata una gara bellissima. Sono riuscito a dare il meglio di me a tutta fino all'arrivo, sono scattato gli ultimi 10 km e sono arrivato solitario all'arrivo. E volevo dire anche due parole, visto che siamo qua nei nella zona terremotata, diciamo anche questa vittoria la dedico anche a loro. Cronaca di oggi. Gara tutta bagnata e gara fortunata. Ti diciamo Elisio Torresi, Michele Scarpone, Vincenzo Nibali, che pensi? Tutte maglie tricolori juniores, grandi atleti nelle categorie professionistiche, perciò speriamo, diciamo, che ci porti bene. Gli studi? Gli studi, frequento geometri e sono passato con la media del 7-10. Tutti i progetti si concretizzano? Sì, diciamo che sta andando tutto per il verso giusto e quindi speriamo in un futuro grandioso. Un grazie particolare tra i tanti grazie. Un grazie a tutto il mio team, alla Recanati Marinelli Cantarini che ha organizzato questa bellissima gara. Un grazie alla mia famiglia che mi segue sempre, alla mia fidanzata che anche lei viene sempre alle gare. E, diciamo, un grazie anche a tutti i tifosi che erano qua oggi. Hai una vaga idea di quello che farai da grande? Spero il ciclista, però diciamo se questo mio sogno non riuscisse sicuramente mi dedicherò all'azienda di famiglia. Le maglie dove stanno? Le maglie, questa l'ho messa a casa, diciamo nel quadretto, riquadrata in camera mia e perciò questa è la prima, diciamo, speriamo, di tante maglie. Andrea Marinelli, sfida vinta e la sfida di una gara in linea è notevole. Ma la sfida di una gara in linea è notevole perché è veramente un altro sport dal punto di vista organizzativo, perché richiede tutta una serie di permessi, di rapporti, di legami tra i vari comuni, tra l'autorità provinciale, in questo caso la fortuna è che si svolge nell'ambito dell'amministrazione maceratese, ma chiaramente richiede un impegno fittissimo e grande pervicacia e preparazione da parte di tutti gli organizzatori, quindi nel mio doppio ruolo sia, insomma, di affissionato recanatese ma anche di vicepresidente regionale, un plauso veramente a chi per mesi è stata dietro l'organizzazione di questa gara e ha permesso l'ottima riuscita, quindi ringrazio anche il comune di Pieve Torina, il sindaco Alessandro Gentilucci, bravissimo, entusiasta e una grandissima fortuna per questo territorio, naturalmente martoriato dal terremoto e che ha bisogno di politici come lui che possano rilanciarlo con lungimiranza ed entusiasmo. Quindi
veramente un complimento grande a tutta l'organizzazione, che ha saputo anche fronteggiare delle condizioni veramente impervie alla partenza, una pioggia torrenziale, un temporale, grandi difficoltà che comunque sono state superate egregiamente, ne è venuto fuori uno spettacolo bellissimo e un arrivo eccezionale, tra l'altro sigillato dal trionfo del campione italiano, quindi una gara dove si partecipa e poi si afferma il campione italiano è una gara senz'altro che lascia il segno negli annali del tempo. In termini di annali, pur essendo giovane la corsa, numerosi, leggendo e rileggendo gli ordini d'arrivo, i ragazzi che piazzati nei 5, nei 10, anche un po' più indietro, hanno spiccato diversi salti qualitativi ai vertici. Ma è naturale, perché ripetiamo, la corsa in linea è una corsa che ha non solo un fascino, ma è proprio propedeutica a quello che sarà quello che è il ciclismo da adulti. Chiaro che la categoria juniores quest'anno è stato fatto uno sforzo ulteriore, si avvicina sempre di più a quelle che sono le trame professionistiche, ma la gara in linea rappresenta chiaramente una propedeutica da questo punto di vista, e il percorso è chiaramente un percorso articolato, un percorso che seleziona inevitabilmente i migliori, i più forti, e quindi è chiaro che l'ordine d'arrivo negli anni registri affermazioni o piazzamenti importanti e significativi. Il conto consuntivo è scontatamente soddisfacente per la 14ª Mare e Monti Recanati Pieve Torina, tecnicamente allestita dalla società Recanati Marinelli Cantarini. I 70 juniores 17enni 18enni dei 90 iscritti onorano pienamente l'evento intitolato all'ex sindaco pieve torinese. Il trofeo Memorial Luigi Gentilucci viene messo in palio con il patrocinio dei comuni di Recanati e Pieve Torina, pregevole al concorso di enti e associazioni. Il montepremi è arricchito in particolare dal trofeo Memorial Mario Marinelli e dal trofeo Acquaroana. La corsa fila via linearmente grazie alla direzione di gara di Sergio Latini e Michele Bravi. Il quartetto di giuria è presieduto da Alessandro Capozucca ed è costituito da Ciabattoni, Stizza, Lombardelli. La maglia di campione provinciale maceratese 2019 viene vestita da Christopher Bellissimo, alfiere della SCAP Trodica di Morrovalle. Il trofeo delle società è naturalmente appannaggio del team LVF Marche, degli ammiragli Paolo Marinelli e Gabriele Pisauri. La manifestazione, dalla città della poesia alla cittadina Porta dei Monti Sibillini, costituisce seconda tappa del poker leopardiano, circuito inaugurato a Montelupone che si completerà con la Due Giorni Marchigiana. Sabato 3 agosto a Castelfidardo e domenica 4 agosto a Coste di Staffolo.